È ormai scontro aperto tra Londra e Bruxelles. L'Unione Europea ha avviato un'azione legale contro il Regno Unito, colpevole di voler cambiare in corsa le regole nell'accordo post-Brexit, riscrivendo unilateralmente parti del protocollo dell'Irlanda del Nord allo scopo di snellire le procedure doganali. Let there be no doubt. Non ci sono There is no dubbi, non c'è legal, alcuna giustificazione no legale né political politica per justification modificare whatsoever unilateralmente un accordo for internazionale. La unilateral modifica changing of unilaterale di un accordo international internazionale è una violazione del agreement. diritto Opening the door to internazionale. unilateral Quindi changing chiamiamo of le cose con international il loro agreement nome, is a siamo breach of sinceri, questo è international law illegale, as ha well. detto il vicepresidente della So let's Commissione call europea, Maros a Šefčovič. spade, this is La illegal. proposta di legge britannica, da poco presentata alla Camera dei Comuni dal Premier Boris Johnson, prevede l'eliminazione dei controlli doganali su alcune merci in ingresso in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito, concepito per evitare la creazione di un confine rigido tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord, come stabilito dagli accordi del Venerdì Santo del 98, il protocollo è stato lo scoglio più duro nel negoziato tra Londra e Bruxelles.